Ok, tutto pronto, possiamo iniziare col video. Ok. Papi, guarda che c'è da accendere le luci fuori, puoi andare te? No, dai Gaia, per favore, fallo te, sto facendo il video. Devi aprire la grata, vai fuori e attacchi la spina. Ma papà, c'è da aprire tutto, poi io devo farmi la doccia, vai te per favore. Ma finirà prima o poi sta storia? Vabbè, forse ho io la soluzione. Buongiorno, benvenuti sul canale Tutto Tech. Oggi, come avete visto nella scenetta precedente, vi andiamo a presentare quella presa che ci dà la possibilità di evitare tutto con lo sbattimento. Apri, chiudi e fa freddo, esci, stacca la spina, col pericolo che si stacchi ti rimanga in mano la presa, piuttosto che si stacchi quella dal muro. Insomma, evitiamo tutto questo e tramite questa presa da esterno riusciamo tranquillamente a remotare, grazie al nostro dispositivo domotico e in maniera del tutto vocale, anche le luci che abbiamo all'esterno. Volete abbellire il vostro terrazzo per il periodo invernale? Potete tranquillamente farlo e non andare a prendere freddo. Il prodotto è della Ledvance, naturalmente vi metterò qui sotto il link in descrizione, e sinceramente l'ho acquistato perché era il prezzo tra i più bassi e soprattutto quello con le recensioni migliori. Per prima cosa andiamo ad aprire la scatola, ma naturalmente c'è ben poco. C'è la presa asciuco, chiusura ermetica in gomma e presa asciuco anche da questa parte. Tastino di accensione e tenendolo premuto immagino che si inizia a fare il pairing. Ci spostiamo sul cellulare, andiamo a scaricare l'applicazione e facciamo riconoscere la presa al nostro assistente vocale. Per poter scaricare l'applicazione che si chiama Ledvance Smart Plus Wi-Fi, o se non avete lo sbattimento di scrivere tutta sta roba, nella parte posteriore della confezione c'è il QR code col quale basterà inquadrarlo e vi rimanda direttamente al Play Store piuttosto che all'Apple Store. Fatto questo, scarichiamo l'applicazione e ci vediamo dopo. Allora, come vedete qui dallo schermo del cellulare, vi basterà una volta entrati creare un vostro account, cosa che si fa solitamente con tutte quante le applicazioni. Dopodiché, se inserite la vostra mail, la vostra password, vi arriverà una mail di verifica con un codice, lo inserite e vi trovate in questa schermata. Adesso colleghiamo la presa e poi clicchiamo sul tasto più in alto a destra per aggiungere il dispositivo. Collegata alla presa si accende una luce verde, clicchiamo sul tasto più e aggiungiamo un dispositivo. Opla, ha già trovato, probabilmente già colloquio, infatti lampeggia la luce verde e qui mi dice il dispositivo da aggiungere è questo. Cioè, vai ad aggiungi. Adesso qui inseriamo la password del nostro wifi e ci rivediamo dopo. Inserite la password, fate fare la ricerca. E l'ha trovata. Andiamo avanti, vediamo cosa ci dice. Vogliamo rinominare il nostro dispositivo. Quindi io la chiamerò Terrazzo. Salvare. Fine. C'è un aggiornamento. Facciamogli fare subito l'aggiornamento. Ora andiamo a far riconoscere dal nostro assistente vocale il prodotto. Quindi andiamo nella app della nostra assistente vocale. Altro, skill e giochi, e andiamo a cercare l'Advance. Ci clicchiamo sopra, abilitiamo l'uso, confermo le autorizzazioni e l'account è collegato. Andiamo avanti. Adesso verrà la ricerca da parte del nostro assistente vocale, dopodiché la trova e faremo la prova all'esterno. Però attenzione, può capitare, come capita molto spesso su questi dispositivi come accessorio del nostro assistente vocale, che non trovi nulla, ti viene fuori la scritta no, non abbiamo trovato nulla, tu esci, chiudi tutto, rientri e puff, magicamente si aggiorna e trova anche il dispositivo che stavate cercando. State sempre attenti a questa cosa, perché sennò poi rifate la procedura mentre invece era già stata trovata. No, è andata bene, trovato il dispositivo. Terrazzo, configuriamo, lo mettiamo all'esterno, perfetto, ci spostiamo all'esterno e facciamo la prova. Ok, facciamo la prova adesso di accensione a livello vocale. Accendi Terrazzo. Si vede poco, ma vi posso garantire che ci sono accese.
Pegni terrazzo. Prime impressioni? Beh, la presa si presenta solida, robusta, il materiale sembra buono. La cosa che mi ha colpito parecchio e particolarmente è che ha riconosciuto immediatamente il dispositivo solamente avendolo attaccato alla spina. Dopodiché è andata avanti, solita procedura, e ci è voluto circa 20-25 secondi perché venga riconosciuto e poi lo configurate. Quindi se per caso avete voglia di non stare lì e diventare matti, entra, esci, fa freddo, fa caldo, non c'ho voglia, o magari non solo per le luci natalizie, magari avete fuori qualche altro elettrodomestico o qualche altro prodotto che volete accendere da remoto, questa per ora è la presa che ci sfagiola, almeno mi ha colpito particolarmente in maniera positiva. La presa in questione ha un prezzo di 19,99 euro, acquistata su Amazon, arrivata il giorno dopo, perché tanto su Amazon si sa, problemi non ce ne sono. Se volete acquistarla vi lascio qui sotto il link in descrizione, vi basterà cliccare per poterla acquistare. Sperando che questo video vi sia stato utile in questo periodo natalizio per poter accendere e spegnere le luci o fare tanto altro, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!